signor Loreti. Lei sa perché qui è giusto? Italiano, giusto? Italiano. Bene. E da quanto tempo qua? Approssimativamente 3 giorni. Molto bene. Considerato il viaggio. Ed è riuscito in 2 giorni a fare tutto quello che ha fatto. Signor Loreti, mi dica, quali sono i motivi che l'hanno spinta a commettere questo tentato omicidio? Non so, rabbia, frustrazione. Rabbia, frustrazione? Tradimento. Tradimento? E questi le sembrano motivi sufficienti per fare quello che fa? Se lei avesse visto e provato quello che ho visto e provato io, forse mi capirebbe, ma dico, provare a esporre il mio punto di vista. Bene, nonostante il nostro codice preveda il fermo per 48 ore, le posso dire sin da ora che comunque si è presentato il signor Jacopo Pagni, per pagare la sua cauzione e il giudice gliel'ha concessa. Immagino che chiedere scusa sia. Sembra un po' poco. Vedrò cosa posso fare. No, dovrebbe registrare. Presto. Prima che torni. Allora. Ciao a tutti amici di The Talking Geek, come vedete Andrea non c'è, dovrebbe essere l'ultima seduta di terapia, speriamo si riprenda, proprio per questo volevo fare la recensione di Assassin's Creed 3 insieme a lui, ne ho anche preso un regalino, speriamo apprezzi, e quindi vediamo un po' se si è ripreso, almeno... Ciao Andrea! O te qui? Stavo preparando una recensione. Che recensione? Ma, cioè, hai montato tutto te? Cioè... Sì, ho pensato tutto io. Ma, e su cosa però vuoi fare? Ti faccia piacere. Ah, sì, quello, se tanto bisognava fare un altro video, tanto, sì, però su cosa la vuoi fare la recensione? No, Jacopo, no. Dai, no. Su, dai, per favore. Guarda, ti ho anche preso un regalino proprio per l'occasione. No. Dai, su, prova. Allora. Cioè la felpa d'Assassin's Creed. La felpa d'Assassin's Creed, sì. Fa pandà. C'è anche il cappuccino come l'assassino. Il bavero anche. Fra... Il bavero. È necessario. Sì, dai. Sono tornato dalla terapia, per favore. Lo so. E lui è andato tutto bene. Sì, però che cazzo. Ma... Dai, lo so, dai. Anche pensando di bandicini. No. Dai. Almeno. Vediamo un po' di superarla. Terapia d'urto. Sì, facciamo sta terapia d'urto. Oh, eccoci qui. Allora, ti sta bene, dai. Sì, dai. Almeno, vedi, siamo proprio gemelli. Siamo due promoter, di Assassin's Creed. Siamo due cretini. No, dai. Però vabbè. Allora, iniziamo con questa recensione di Assassin's Creed. Sì. Iniziamo. Io ho preparato anche una scaletta per facilitarti le cose. Almeno, diciamo, non esci traumatizzato dalla terapia. Allora, spero che ci sia. E contro, vedi? Ecco. Non si fa vedere troppo, se non si spoilera. Sono più contro che pro, a parer mio, comunque. Vabbè, vediamo, analizziamo. Dai, analizziamo. Allora. Vediamo un po' cosa ti dicono i pro. Ora, noi vediamo dei pro. Parleremo nello specifico di Assassin's Creed 3, però con correlazioni a tutta la saga. Sì, dove possiamo, diciamo, comparare compariamo, dove non possiamo comparare ci limitiamo a tenerci a questo. Vabbè. Allora, intanto iniziamo col comparto grafico. Io ho messo come pro la grafica, che comunque è una grafica che non si è mai... compare il testo, devo stare attento. Vabbè, quindi una grafica che comunque è sempre stata di primordine
un ambiente vivo, pulsante, dettagliato. Quindi è abbastanza ricostruito anche bene per come la ricostruzione storica. Storica è molto dettagliata, i volti dei personaggi sono molto ben definiti ed espressivi, sì, rispetto ai vari Assassin's Creed che sono usciti nel corso di questi anni. Quindi è un punto a favore. Sì, non ho mai avuto niente a che dire sulla grafica, quanto tra tutti gli Assassin's Creed usciti ovviamente è quello col comparto grafico più ben sviluppato rispetto perché a tutti gli altri. È l'ultimo, quindi si spera un upgrade grafico migliore. Quindi la cosa che mi ha maggiormente colpito della grafica è la frontiera. La frontiera è enorme, ha uno spazio free roaming veramente devastante da quanto è enorme e da quanto è anche ben dettagliato, ben anche quella varietà ben sviluppato che puoi fare. Le cose che puoi fare è vivo, è intrigante, è ammaliante. È abbastanza vario, quindi puoi cacciare, c'è l'abilità di seguire le tracce, mettere trappole, attirare sì, animali. Sì, Connor si comporta, Connor che è il protagonista di Assassin's Creed 3, il protagonista storico di Assassin's Creed 3, il protagonista vero e proprio sarebbe Desmond Miles, come tutti sanno. Ma ne parleremo più tardi. E ne parleremo più tardi, a quanto mi è parso di avere intravista nella scaletta anche del comparto cose da fare. Sì, allora, per la grafica vi direi che ci siamo. Sì. Si mantiene su questi livelli. Sì, è un motore grafico molto, molto ben sviluppato per la sua generazione. Però purtroppo la grafica da sola non basta. Quindi, benché l'occhio voglia la sua parte, anche le nostre mani da videogiocatori vogliono altro. Quindi, allora, parliamo della trama. Sì. C'è da dire tante, ammazzuarlo per bene questo gioco. Beh, soffermiamoci su quella del terzo capitolo. Sì, è anche vero, c'è da ammazzuarlo per bene. Lo so, quindi, cos'è che non ti piace? Ah, te vedo che l'hai segnata nei pro, io ti dico del perché per me è un contro. Per come loro ti buttano la storia, perché storicamente parlando gli Assassin's Creed sembrano essere sempre, cercano di essere sempre fedeli alla storia. Sì, fanno ricostruzioni storiche. La ricostruzione con citazioni varie del periodo storico in cui si ambienta il gioco. Sì. Cercano di essere bene o male fedeli, di spiegarti bene o male certi avvenimenti in chiave videogioco, pure attenendosi alla realtà storica del momento. Quindi se venite rimanati a storia, non giocate a Assassin's Creed perché non serve. Io conosco gente che ha avuto il coraggio di dire che Cesare Borgia è morto ucciso da Ezio Auditore. Cioè, ma dettagli. Non sono uno storico, non sono un cultore della storia americana, ma comunque giocando a un titolo del calibro di Assassin's Creed 3, e te è ovvio che quando l'hai finito vuoi andare a vedere quanto di questa storia raccontata nel gioco si può riscontrare nella vera storia americana. Beh, c'è tante cose che non sono tornate, ma e riscontrando su Wikipedia, sulle varie enciclopedie online, puoi vedere che tanta della storia che è stata raccontata nel gioco, in special modo alcuni dei personaggi, sono stati sfanculizzati a bestia. Sì, cioè, ci sono dei riferimenti basta, proprio perché si trovavano in quel periodo storico. Sì, uno come Charles Lee, che è il cattivo del gioco, è stato, cioè la sua conclusione non è come la conclusione, cioè la morte vera che ha avuto, cioè, come tutto Papa Borgia a suo tempo. Sì, come Papa Borgia, vabbè, dettagli, cioè però sono piccolezze che però ti fanno un po' storcere il naso per quanto mi riguarda. Sì. Per un titolo come Assassin's Creed che pretende di essere un titolo storico, chiamiamolo così, e sono piccolezze che secondo me gli sviluppatori devono farci un pochino più di attenzione. Io la trama l'ho messa fra i pro perché comunque la saga di Ezio è quella che mi ha, diciamo, entusiasmato di più. Ho capito, ma qua stiamo parlando di Assassin's Creed 3. Ci ha avuto anche, io parlo nell'insieme, nella totalità, è una saga, quindi ci tengo a valutarla per intero. La cosa che, a differenza del 3, la saga di Ezio ha saputo dare è la conclusione anche di Altair, cosa che era richiesta dai fan. E io anche richiesta dai fan, allora parliamo di richieste dai fan. E qui manca, c'è una mancanza. La conclusione di Desmond? Ubisoft. E Desmond? Allora? Cioè, ora, parliamo spoilerando il finale. Avete già visto cosa sono stato in grado di fare? Non iniziamo a tirar fuori bolle giù, mi pare. Però calma. Però Desmond
magari non inizialmente, non subito. Dame. Ma mi scelate Desmond poi. Però si è fatto apprezzare in questi ultimi anni. E lo fate finire così? Con un totale di 5 giochi, la trama di Desmond non supera le 2 ore e mezza di gioco? Abbastanza triste come cosa. Perché se da una parte la trama storica, quindi con i vari antenati di Desmond, è avvincente comunque, Desmond ci lascia l'amaro in bocca, perché non ha conclusione, ha una conclusione che sa di presa di giro. Quindi sei sicuro ancora che la trama sia tra giro? Vabbè, dai, è un'arma a doppio taglio. Cosa ci hai messo qua anche? La longevità. Longevità, parliamo della longevità. Longevità, hai messo punti, longevità e multiplayer separati tra loro, però per me possono essere uniti nella solita uniti, che nella solita il multiplayer campus, diciamo. Aggiunge, diciamo, qualche ora in più di divertimento. Qualche tantissima ora in più di divertimento, perché sì. Ti giuro, io nell'online di Assassin's Creed Brotherhood mi ci sono letteralmente spento, mi ci sono. Letteralmente sono belle spento, le ambientazioni, cioè, la barba proprio. Ti sei invecchiato. Sono invecchiato proprio le unghie, tipo uno sferato al giocare, non uscivo, vedevo la luce del sole. Proprio. Mi ci spegnevo. Comunque, è ben fatto. La longevità, poi nel senso. La longevità del gioco in generale è abbastanza buona, essendo un free roaming. Hai tantissime delle cose opzioni da fare, cacciare. Seguire le tracce, le battaglie navali, che poi ne parleremo dopo. Però purtroppo sono cose fine a se stesse. Sì, sono fine a se stesse. Nel primo episodio è sempre stato così: prendi le bandiere, colleziona le piume, apri tutti gli scrigni, sì, prendi aggiungono sono cose, il sottoquest, gli esploratori, i cacciatori, insomma, tutte queste sottoquest che troveremo all'interno del gioco, consegnare le lettere presente. Non ma capito postino Screed diventato. Potrebbe essere un gioco a parte. Sì, uno spin-off su Desmond. Io ho usato l'Animus, mi è arrivata la bolletta dell'Ener, troppi mai di pago. Col Chaino. Vabbè. Chaino Screed. Sennò si sta svagellando. Insomma, dicevo, tutte queste sottoquest che troveremo all'interno del gioco, per quanto divertenti possono essere, per quanto tempo effettivo possono aggiungere alla trama, sono, come ha detto Jacopo, fine a se stesse. Non è che ti vanno a modificare un finale, non ti vanno a aggiungere storie, non ti vanno a aggiungere trama, ti possono spiegare bene o male 2 o 3 cosine che te non senti il bisogno di dover sapere. E intanto poi tu vorrei iniziare già a fare un paragone. E poi ce n'ho uno anch'io, te fai il tuo. Allora, parlando di missioni secondarie fine a se stesse, che per me, per quanto bello possa essere, è inutile, nel senso non aggiunge niente alla trama. No, non aggiunge nulla, cioè sono inutili. Io vorrei fare l'esempio appunto di Mass Effect 3, grandissimo gioco, per me il meglio in assoluto di questa generazione, la saga di Mass Effect. E proprio le missioni secondarie aggiungono ore della trama. Quindi per esempio, se io faccio una missione secondaria dove aiuto una donnina, per esempio, mi viene a mente, io nell'1, nel 3 la ritrovo, io faccio, che cavolo è questo? Perché mi sono andato a rivedere la missione, cioè se lo ricordavo al gioco io no, praticamente ci surpasseranno tutti. Quindi cioè è buono questo esempio, perché sì, penso che Mass Effect condizioni no, Dragon Age quel sistema, ma comunque vi fare anche un esempio un po' nostalgico, i Final Fantasy. Cioè, io non chiedo necessariamente che una sottoquest aggiunga trama, aggiunga, ti modifichi il finale o quant'altro, ma che ti dia qualcosa di fisico, di tangibile, che ti diciamo faccia qualcosa di utile nel qualcosa gioco. Di utile nel gioco, che ti faccia dire, cazzo, ho speso 3 ore a fare questa serie di sottoquest, però ora c'ho l'arma definitiva per ammazzare per cazzone di Charles Lee. Cioè, per fare il culo a Templari. Cose che per dire un Final Fantasy, come ho già detto prima, te ti spremevi il culo a fare le sottoquest, a ammazzare boss secondari, a fare di tutto e di più per avere dei cazzo di materiali per farti l'arma finale, le invocazioni. Ora vabbè, Assassin's Creed non c'ha le invocazioni chiaramente, però cavolo, c'è le spade, le pistole, c'è armi segrete, armi
Dici, armi grosse. Sono i costumi, che anche quelli lasciano il tempo che trovano. I costumi, a me mi importa una sera di averci il costume di Ezio e di averci il costume del budello di suo padre vestito da pirata. Cioè, è visualizzato come la mia riferimento al Nido del Cuculo. Cioè, no, non me ne frega, io voglio cose che siano utili anche a livello di trama e appaganti da videogiocatore. Parlando da videogiocatore, perché le due ore di gioco sotto questo per un costume, a me, non mi garba. Poi due ore di gioco magari per una spada infrangibile, una spada di Antanis Blinda che ti spacca i culi così a rotta di collo. Purtroppo non... Però purtroppo non è così. Vabbè, il multiplayer si è accennato poco perché sostanzialmente c'è poco da dire. Ti scegli sempre i suoi personaggi, può essere l'assassino, il cecchino, il bruto, insomma, queste classi, varie classi che si sono sempre presentate all'interno della saga di Assassin's Creed nel comparto multiplayer. Hai diverse mappe, diversi giocatori, c'è la caccia all'uomo, c'è tantissime modalità che ti tengono incollato veramente per ore a giocare con altri giocatori. Comunque, parlando di novità, tornando alle novità, battaglie. Sei tu Calypso. Vabbè. E battaglie navali. L'introduzione. Sì, questa è l'introduzione della sigla delle battaglie navali. Le battaglie navali sono una divertentissima aggiunta a questo nuovo titolo della Ubisoft, che si possono tranquillamente considerare un gioco nel gioco, perché hanno delle missioni proprie, hanno diverse missioni proprie, sono molto divertenti, molto competitive, sono ben strutturate, ben congegnate, molto varie. Una battaglia navale classica, nel senso... No, e poi è resa in una maniera favolosa. La cosa che non capisco è che l'acqua delle battaglie navali, l'effetto dell'acqua, le onde, tempesta, è magistrale. Nel gioco è fatto di schizzi. Te vedi una texture dell'acqua che fa praticamente va così. Cioè si ripete in loop. L'acqua di merda che va così, pare. E nelle battaglie navali vedi sti così. Il Maelstrom, vedi? Ste giochi insomma. Arriva l'ondata, che se ne che giochi fai. Ma arriva una palla di annone. Cioè ho giocato in 3D, è spettacolare, poi tra le altre cose, il losa delle battaglie navali. E la cosa appunto che mi fa incazzare è che io avrei dato molto più spazio alle battaglie navali, considerando che sono una feature veramente ma veramente ben strutturata nelle missioni principali di gioco. Molto più spazio che avrei dato. Invece sono quasi da considerarsi introdurre nel gameplay classico. Sì, diciamo. Invece sono purtroppo cose da considerarsi come un minigame, un sottogioco. E non gli danno il valore che meriterebbe, diciamo. È un vero peccato. E comunque se posso, perché deve essere puntiglioso con questo giorno qui, se posso dare una nota negativa alle battaglie navali, è che sostanzialmente, per quanto mi riguarda, io non ho mai, e dico mai, sviluppato la nave, l'Aquila. No, nemmeno io. E l'ho vinta tutte le missioni. Cioè sono andato a giro con la barca a remi, in poche parole, contro le flotte con le flotte della Meriani, dell'inglese, con la barca a remi, e l'ho fatto il culo, mazzatarallo, ne ho fatto. Allora, ora parliamo dei contro, se dei contro non abbiamo già parlato finora, dal mio punto di vista. Ma diciamoli per bene, intanto, dei contro DLC a pagamento. Me la butti lì, così. Subito così. Subito così. A freddo. DLC a pagamento. DLC a pagamento è un buon contro, perché è un problema che affligge la saga dall'alba dei tempi, sin da Assassin's Creed 2, Brotherhood. Insomma, questi con le varie sequenze aggiuntive. La questione copernicana, le missioni di merda di Assassin's Creed Revelation, cioè paghi soldi per pochi minuti di gioco, perché per dire 4 euro per un DLC come la questione copernicana, che ti aggiunge 20 minuti di gioco, perché saranno due missioni, è un furto. Avrei speso più volentieri 9,90 euro per una conclusione cioè giustificata di Desmond. Perché anche qui vedo che te ti stai ricollegando con i contro, certo, a un altro contro che è giustamente il finale di Assassin's Creed 3. Il finale cazzo, è una saga è che scioccante, ma non perché cavolo sei lì che piangi, oddio è finita. No, piangi dalla rabbia. Cioè, perché è una saga che è partita dal 2007 con Assassin's Creed. Sono usciti 9 giochi e 2 film nell'arco di 5 anni, ragazzi. Più i libri, le enciclopedie. Un franchise ormai confermato, avviato.
un franchise conosciuto a livello mondiale, cioè come sputtanarlo in 10 minuti? In 10 minuti. Perché? Non lo so. La gente è dal primo capitolo che si chiede cosa cazzo farà Desmond alla fine. Dovrebbe essere il nuovo assassino. Dovrebbe essere il nuovo assassino, cioè. Ipotesi dell'ambientazione. Allora, il cattivo, non mi ricordo come si chiama il cattivo. Vidic. Cioè, Vidic dovrebbe essere il cattivo, il vero cattivo della saga, perché lui è il capo dell'Abstergo, i nuovi Templari, e Desmond ormai sincronizzato completamente con i ricordi di Ezio, Connor e Altair, dovrebbe saper fare di tutto per osmosi, e dovrebbe spaccare il culo a Vidic. E cosa succede? In Assassin's Creed 3 cosa succede? Che le parti di Desmond sono su, per dire, 18 ore di trama di gioco, di longevità di gameplay. Su 18 ore Desmond ha malapena un'ora e mezzo. Di cui di questa ora e mezzo 10 minuti il finale. Che è un finale veramente di merda. Io ne ho visti di finale di merda, ma questo qui di giuro ne batte tutti. E te, considerando che dal 2007 al 2012 sono usciti 9 giochi e 2 film, più, come ha detto Jacopo, libri, enciclopedie, cazzi e mazzi vari, fumetti che aggiungono storie, ti senti truffato. Perché è come mi sono sentito io, truffato. Cioè, ti verrebbe da prendere tutti questi titoli che hai e buttarli nel cesso. Sì, tira il piattello. Se non fosse che io sono troppo comunque legato ai miei acquisti, non farei mai. Io da buon collezionista, in effetti, aborro anche l'uscita del DLC. Io avrei preferito DLC una su scatola. Una raccolta dei 3, speriamo che la faccia. Sì, il problema è che la faranno pagare o 49,90€, cioè 20€ quasi in più di quanto. Sì, 20€ in più di quanto le compreresti online. Sì. Per averci una versione cartacea. Però non si può avere tutto. Allora, per il finale io sono rimasto malissimo, perché dice che nei prossimi capitoli vorrebbero levare totalmente i collegamenti con il presente, quindi fare solo giochi storici. Io mi auguro che sia finito qua invece. Però speriamo che Ubisoft ci ascolti e che ci proponga un titolo esclusivamente di Desmond. Mi sembra il minimo. Mi sembra perché il minimo. Mi ricollego a Mass Effect. Mass Effect, ripeto, favoloso. Ma anche il finale è una merda. Sì. È una merda. È abbastanza. Stavo parlando di Mass Effect o di Mass Effect. Ho fatto il buon disco di Mass Effect. Già. Va bene. Comunque, senza fare troppe rigidi di parole. Finale pessimo, che lì finiva stroncato senza riferimenti ai personaggi che sono una marea. Però cos'è successo? Cos'è successo? I fan si sono lamentati e allora Electronic Arts ha fatto un DLC gratuito. Electronic Arts. Sì. Che magna soldi come Pac-Man, magna le palline nello stage. Ha fatto un DLC gratuito che aggiunge video, insomma contenuti al finale, dandogli un finale degno. Quindi io sono soddisfatto, sinceramente. Io non sono soddisfatto invece di Assassin's Creed 3, come è finita. Stessa cosa per Assassin's Creed 3. Potrebbero fare un DLC. A questo punto, se proprio la vogliono buttare via, fate un DLC per Desmond. Potevano farlo semplicemente levando, diciamo, accantonando la tirannia di Re Washington e farlo esclusivamente su Desmond. Per me era un'idea più fattibile. Sto guardando il là perché c'è il computer e mi sta facendo una strana lucetta. Ho paura che si stia fondendo, No. Se non sentite scoppi, stiamo bene. No, è peccato perché te, perché ti fonda scudo io. Poi se mi hanno sentito. No, pensavo facevi. No! Quindi leggere. Finiamo con un difetto. Sì, c'è un difetto veramente congenito. Ma ti puoi buttare su due minuti nemmeno. Che cioè, è il Battle System. Battle System, gameplay comunque comodo. Questo è un contro, ma per un certo Peter Molyneux, che ha creato la saga di Molyneux, per chi non si accontenta. Esatto. E Peter Molyneux è un grandissimo pregio, perché lui ha solo da invidiare gente come la Ubisoft, che riesce a creare un comparto di gameplay dove te, picciando un solo pulsante, vinci.
E pigiarlo la X. Questo non dà soddisfazione. Ma quadrato cos'era? Tondo o quadrato? Quadrato mi pare. Per attaccare. Pigiarlo quadrato. Te c'hai 50 omini, sei così. Morti. Cazzo, sono il dio della morte. Arriva uno più X, boom, schivato. Sono il dio della morte. Purtroppo. È affetto da questo. Battle Sense impietoso. Pietoso, che non è stato corretto né a distanza. Avevano premesso grandi innovazioni per il Battle System invece. Sì, se per grandi innovazioni intendono aggiungere cose inutili alla trama. Levarle piuttosto. Levarle, giusto, sì, levarle. Comunque. Mettono cose inutili e levano quelle importanti. Sì, diciamo che è un contro, ma sostanzialmente è divertente, anche se con un tasto vinci, cioè ti diverti. Sì, carino, però il gameplay niente da dire, comunque è abbastanza appagante, ti arrampichi, salti, è sì, sì, abbastanza preciso. Battle System, diciamo, il difetto congenito della saga è quello. Mi ripeto, cioè lui lo mandavi nei battaglioni, la battaglia di Bunker Hill contro due eserciti, mettevi Connor in mezzo, giocavi qua da lui, uno per uno, loro morivano. Poi tocca a me, vai anch'io, qui nell'occhio, vai, e lui così proprio. Lui era lì, fermo di immobile. Anch'io! Sono un cazzo di dio della morte. Vabbè, dai, stronzate a parte. Ho finito. Stronzate a parte. Questo era Assassin's Creed 3. Questo non è che era, questo è Assassin's Creed 3. La recensione termina qua. Ti ha fatto bene? Sì, un po' sì, mi ha fatto bene a spiegarmi un po'. La peppina, mi ha dato dal pathos. Spero vi sia piaciuto questo video, in tal caso c'è il pulsante like qua sotto e il pulsante iscrizione qua sopra, mi sono documentato. Ah, io non stavo per dire qui sotto invece. E invece qui sotto. Ok, mi sono documentato malissimo. Beh, non saprei. Vabbè, o è su e giù ragazzi il tasto di iscrizione. Per chi invece non si volesse iscrivere al canale ma comunque volesse seguire le attività di questo programma, qua ecco appena comparso il link di Facebook. Andate su Facebook, cliccate mi piace alla pagina, ci sono tutti i contatti, c'è anche il mio contatto personale di Facebook, il contatto del buon Jacopo. Sono tutti i contatti per... Non ci minacciate. Sì, querele, no. Per poterci tenere in contatto, fare domande, proporre idee per nuovi episodi. Noi per ora ci adagiamo a quello che abbiamo in mente noi, ma se le idee vengono anche da voi, ben venga ragazzi. Ricordiamoci che finora abbiamo fatto recensioni di videogiochi, ma il canale parla anche di altro. Infatti nella prossima la vorremmo studiare magari su un film, una facciamo saga, un film, facciamo una su saga, qualcosa. Una retrospettiva su... Sì, su qualcosa. Su anche i temi di vita quotidiana, insomma, di stronzate, cioè queste cose qua. Per ora abbiamo avuto occasione di fare soltanto capitoli su videogiochi e ciò non toglie che ho detto i prossimi video potrebbero vertere su altro. Detto questo, Andrea vi dice ciao, il buon Jacopo pure. Saluta. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, mi raccomando iscrivetevi e continuate a essere numerosi come lo state facendo adesso. Ciao bellissimi, ciao! It's private affairs. For there's more mystery to that man. And even I dare ask. E guardi? Ah, cos'è? Un nuovo gioco di Piratini Caraibi? No. Signor Loreti, ma allora è un'abitudine. Ma non provocare!